Ehi, tipa misteriosa, allora sei pronta? Possiamo andare a farti vedere casa tua? Sì, sì. Non ci credo che hanno finito di costruirla. Sì, mi ha chiamato Noob e mi ha detto che hanno proprio finito adesso di costruirla. Sei contenta? Eh? Ok, bene. Ragazzi, io intanto devo salutare delle persone. Saluto a Decoal Ferrezzetto, Raffaele Luca Ferrezzetta e Lucins Ferrezzetta. Ovviamente rispondete a questa domanda. Ovvero, voi dove vivete? In un appartamento o in una villetta? Io, come vedete, abito in una villetta. Anche se in realtà abito in un appartamento. Però adesso andiamo avanti. Dai, andiamo? Sì. Ok. Ti giuro, Noob mi ha detto che è bellissima e che ha tutti i comfort. Sei pronta? Ok, andiamo. Ecco, guarda, guarda, già si vede da quella parte. Guarda, 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 3, 2, 1 e... Ma che cosa? Guarda, guarda, questa è la tua nuova casetta. Ciao ragazzi, guardate che bella! È bellissima! Allora, e qua si entra, c'è il letto, e qua poi abbiamo le finestre. Sì, le finestre sono tre, sono bellissime. E poi abbiamo anche il tetto. E allora ti piace? Oh, cacchio. Ma è felice, sono lacrime di gioia. No, non credo, non credo, Noob. Non c'è neanche un pavimento in questa casa. Scordato, vabbè, non è un problema. Ci metto nulla a togliere tutto, perché vado di sotto a cose lì dentro. C'è solo il letto e la chest, quindi non ci metto niente a smettere il pavimento. Quella è anche piccola. È pure schifo. Ma no, beh. Volevo dire scusa, mi sono fatto prendere. Ah, cacchio, scusami, ok. Noob, per quale motivo la casa è così piccola? Non lo so, cioè, almeno tu mi hai detto, metti le cose che gli servono. Ok. Io ho messo il letto e una chest, meglio di così. Scusa, Noob, ma la cucina e il soggiorno e il bagno? Ah, cacchio, quelli servono, ma non lo sapevo. Cioè, io almeno per me cago dentro la chest. Oh mio Dio. Ok, ok. Tranquilla. Tipo misteriosa, tranquilla, ascoltami. Non potrei mai farti dormire qua. Però magari possiamo discuterne. Che ne dici, eh? Ok. Ma dai, allora chiudo la porta, mi do le chiavi. No, aspetta, Noob, non posso farla dormire qua almeno per il momento. Ah, ok, va bene, va bene. Allora ditemi quando dovete trasferirsi, che l'aiuto pure. Perché tanto c'è solo una porta, perché è piccola. Ok, va bene, Noob, grazie. Ciao. Ok, bella, è carina questa casetta. Ehi, tipo misteriosa. Aspetta, aspettami, aspettami. Dove vai? Ascolta, ok. Possiamo sistemare questa situazione orrida. Allora, vieni in casa mia, dai. Allora, lo sai che non ti è piaciuto di quella casa? E me lo chiedi pure. Cioè, tu vedi questa casa, è enorme, è comodissima. C'è questo bellissimo divano comodissimo, una TV, ci sono due TV, una cucina enorme, una stanza enorme. E quella cosa è un buco. Ma magari è solamente per il momento, sai com'è? Magari Noob l'ha costruita da poco e ancora deve allargarla, credo. Quindi, cioè, potresti ma magari... Ma bella che è finita. C'erano anche le finestre. Sì, ma non c'era il pavimento. Ascolta, facciamo una cosa. Oggi ceni da me e ti faccio una bella... Una bella cosa, va bene? Una bella cena ti cucino, va bene? Ok, perfetto. Va bene. Allora, ti è piaciuto? Sei davvero bravo a cucinare. Grazie. Allora, per quanto riguarda quella casa, discutiamone, ok? Tu non puoi andare a dormire in quel buco, giusto? Però sto pensando una cosa mentre cucinavo. Magari potresti andarci a dormire momentaneamente fino a quando magari inizi a costruirti e allargarti casa. Quindi magari per il momento c'è solamente il letto, ma pian pianino costruisci le altre stanze e ti fai le altre cose, no? Sei pazzo! Dovrei davvero andare a dormire in quel buco senza neanche un pavimento. E poi dovrei anche sporcarmi le mani e diventare super affaticata perché è super stanca per tutto.
No, ma almeno per il momento. No, dai, aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Possiamo discuterne. No, io non ci vado a dormire in quel buco. Va bene, va bene. È brutta. Ok, va bene, va bene, va bene. Non andrei a dormire in quel buco, giusto? Però pensaci, dove saresti andata a dormire se non ci fossi stato io? Saresti stata sempre a girovagare sui tetti dei palazzi e a cercare magari qualcuno che ti potesse aprire la porta. E magari potevi trovare anche qualche malvivente che poteva farti anche del male. Cioè, io capisco, ok? Però diciamo che non è una scelta brutta fare così. Però... Ma io non voglio andare lì. Preferisco 20.000 volte girare tra i tetti invece di andare in quel buco lì. Cioè, che senso ha? Ok. È bruttissimo. Va bene, va bene. Senti, Poi qui, io dormo anche sul divano, va bene, ma c'è anche il bagno vicino, è bellissimo. E io dovrei andare lì. Potevo capire se era una casa, non lo so, grande, bella. Ma fa schifo. Va bene, Poi l'hai pure pagato tu per quella casa. Non sei un po' arrabbiato? Sì, hai ragione. Ok. Magari potrei chiamare Noob. Magari entro domani ti fa avere anche la cucina. Sì, sei a posto secondo te? Se hai pure la cucina con un bagno ovviamente. Non è quello il punto. È comunque una casa molto brutta, tutto in legno, entra il freddo. Non ha un senso quella casa, non è stata costruita da persone che sanno costruire. È stata costruita da Noob. Mi lasceresti davvero dormire in quel posto lì? Va bene, ok. Allora, facciamo una cosa. Io adesso ne vado a parlare con Noob. E vediamo una soluzione. No, tu non mi capisci. Basta. No, apri la porta. Apri la porta. Cavolo, tima misteriosa. Cacchio. Oh mio Dio, che gran problema. Ah, cacchio, Noob. Ciao, Svezia, tutto bene? Ho sentito piangere. Noob, c'è la tipa misteriosa che sta piangendo per colpa tua. Per colpa mia, che ho fatto? Noob, ascolta, quella casa lì non va affatto bene. Fammi una cosa, dammela in gestione a me. È sempre stata tua, l'hai pagata tu. Ah, cacchio, giusto, hai ragione. Comunque, allora ci sto dietro io, va bene? Ok, ma non le piace? No, ovvio che non le piace, Noob, è un buco, come ha detto lei. Va bene, però, cioè, pensavo che magari potesse far comodo comunque, momentaneamente. No, lei aspetta solamente una casa come la nostra, Noob, non può vivere lì. Ok, va bene, come vuoi. Vado allora a essere offeso dentro casa mia da lusso di pro. Ma che cacchio? Ciao. Ah, cavolo. Ehi. Tipo misteriosa. E dai, che almeno c'è? Hai trovato una casa divertente. Cioè, è un bagno, meglio di così. Magari poi posso metterti a dormire qua, no? Ok, dai. Dai, ho detto a Noob che ci sto dietro io, va bene? Vieni qua. Davvero? Sì. Io ho detto che te la costruirò io. E ti scomoderesti davvero così tanto? Sì, pur di vederti felice, sì, lo farei. Anche perché onestamente non mi pare giusto che una ragazza come te vada a vivere effettivamente in un buco così. Non avrebbe senso. Quindi... No, Sbri, fatti abbracciare. Va bene, allora io vado a letto. Ok, buonanotte. Buonanotte. Oddio, perché sono diventato rosso? Oh no. No, Sbreezer. No, non è così. No, Sbri. Non è che No, Sbreezer, non è che ti sei innamorato. Oh no. Oh no, devo andare a dormire. No. Non posso aver provato quella stessa sensazione che avevo provato con Dolcetta. No. Dormi, sbrigati pure a prendere sonno. Cacchio. Oddio.